Qualcuno ha lasciato un messaggio, ma il numero è privato. Ehi, ragnetto, da quanto tempo? Ti sono mancata? Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, oh, temo di riconoscere la voce. Sì, lo so. E anche... Ciao, ragnetto. Ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Black Cat. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Vuole che noti qualcosa. Devo osservare meglio. Trovato! Uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Ehi, Yuri! Hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Insieme? È tardi, che succede? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia, il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Non solo, mi hanno anche, ecco, dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no, non ce l'ho. Senti, odio chiederlo, ma non avresti un letto a rifugio? Ma certo, puoi usare il divano nel mio ufficio. Grazie mille. Mi spiace per prima. Dove eravamo? Ah, giusto. Sì, lo so. E anche Shocker è coinvolto. I demoni lo costringono a lavorare per loro. Quella gente non scherza. Credi vogliano solo spodestare Fiske? Sarebbe già una catastrofe. Spero non abbiano altri piani. Praticamente non dormo dalla cattura di Fiske. Devo smetterla di maltrattarmi così. Che ci fai qui a quest'ora? Beh, spero che il divano sia comodo. Mi manchi.
Sembravo un idiota. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Appena posso. Chiedimeli la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Martin! Scusate l'interruzione. Volevo solo avvisarti che lascerò la città. Dovrai sostituirmi tu. Certo, conta su di me. Quanto tempo starai via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee. Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Beh, abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Bene, il dovere mi chiama. Spero che Martin stia bene. Sì? Ehi, visto il mio articolo? Sicuro. Scommetto che Robby sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa, il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta. E il comizio di Osborne è oggi... ora capisco cosa hai in mente. Sì, è chiaro a tutti, ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale, vieni con me? Sì, volentieri. A dopo. È così umiliante ricevere denaro da zia May. Dovrei andare in città e cercare di sdebitarmi.